anche se sono stanco, facciamo questa video lezione. Adesso ci mettiamo a fare una serie di argomenti interessanti che sono rapidamente la terapia dello scompenso, poi facciamo la disfagia, i sanguinamenti gastrointestinali, la diarrea e la stipsi, le infezioni urinarie, le polmoniti da aspirazione e le infezioni della cute. Ok? Quindi questo tipo di argomenti che sono un pochino più fattibili. Ok? Così recupero quello che avrei dovuto fare ieri, nonostante la stanchezza sia assurda. Per quanto riguarda quindi manco mi sento bene. Per quanto riguarda quindi lo scompenso, che terapia bisogna fare? Allora, la terapia necessaria da fare nello scompenso è in funzione chiaramente della frazione d'eiezione. Si possono fare quindi fondamentalmente una terapia principale con ACE inibitori beta bloccanti. Ovviamente occhio agli effetti collaterali degli ACE inibitori, quindi la clearance della creatinina, l'ipercalemia aritmica, le tachicardie ventricolari monomorfe indotte in modo sinusale a basso rischio, la tosse. Per i beta bloccanti abbiamo le controindicazioni per la BPCO e il rischio della slatentizzazione di un blocco di branca, bradicardia. Se i sintomi dovessero persistere ed essere quindi gravi, con una frazione di eiezione inferiore al 35%, antialdosterone, quindi spironolattone e plerenone. Occhio all'insufficienza renale e all'ipercalemia, altrimenti fai gli ARNI, che sono la neprilisina, che può dare ipotensione e ipovolemia, inibendo l'angiotensina, e il sartano, che è valsartan, che agisce sul recettore dell'angiotensina. Altra terapia secondaria è l'inibitore del canale del potassio, l'ivabradina, che è bradicardizzante, quindi occhio a questo effetto collaterale. Per quanto riguarda la terapia, quindi con questo antiaritmico, è quando noi abbiamo comunque un QRS stabile, sinusoidale, sinusale, scusatemi, e si fa una cardioversione farmacologica. Questo diciamo quando il QRS è largo. Per vedere meglio la spiegazione, onde evitare figuracce e dire fesserie, torniamo un attimo indietro. Allora, per la terapia abbiamo detto quindi i beta bloccanti, poi gli ACE inibitori, gli inibitori recettoriali dell'angiotensina, gli ARB. Poi abbiamo l'antialdosteronico a 25, 30 e 35 mg accettabile. Poi abbiamo i diuretici solo nel momento in cui ci dovesse essere segno di congestione, spironolattone, tiazidici, furosemide, comunque sempre una bassa dose. Di solito i tiazidici e i diuretici dell'ANSA non modificano la storia naturale della malattia. Bisogna ridurre anche l'introito di sodio a 2,5 grammi al DIE rispetto al normale 5, evitare l'eccessivo introito di liquidi, meglio la somministrazione endovenosa che quella per bocca perché c'è l'edema della parete intestinale con malassorbimento. Occhio alle condizioni legate a ipomagnesemia e alcalosi metabolica da aumento dei bicarbonati, iperpotassiemia e iposodinia. Poi abbiamo la digossina, che è un farmaco che è usato nel controllo della frequenza ventricolare nei pazienti con fibrillazioni intolleranti al beta bloccante a 0,125 dosaggio. Gli ARNI invece sono il valsartan e sacubitril, che è inibitore della neprilisina. L'ivabradina, l'abbiamo detto, fondamentalmente è un ritmo sinusale conservato di tachicardia stabile a frequenza 110. Ok, quindi deve essere comunque sinusale. E la terapia beta bloccante non è, diciamo, capace di risolvere il problema. La digossina invece va su
una storia di fibrillazione più che di tachicardia. L'idralazina e l'isosorbide di nitrato, rispettivamente, quindi vasodilatatore arteriovenoso e l'isosorbide venoso, vanno a migliorare in qualche maniera gli effetti della pressione. Vabbè. Farmaci sconsigliati: tiazolodinedioni, glitazoni, poi i FANS, gli ACE inibitori, occhio alle sindromi cardiorenali, calcio antagonisti, tutti i farmaci che agiscono sul rene. Nella terapia della disfunzione invece legata a una condizione di frazione di eiezione conservata, risolvi i problemi sottostanti di infiammazione, di BPCO, di infezione. Non sono raccomandati ACE inibitori, sartani, beta bloccanti, ma i diuretici ci sono. I calci antagonisti non c'è ancora un'indicazione certa, gli inotropi positivi non sono indicati. I diuretici bisogna stare attenti al controllo della volemia, anche i beta bloccanti si potrebbero usare, ma bisogna stare attenti. La terapia anticoagulante, vabbè, col CHA2DS2-VASCoREN e ASBLED SCORE. Poi abbiamo l'advice therapy, dove uno va a mettere i defibrillatori intracardiaci, dove tu fondamentalmente li metti sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria, risolvi poi quelle che sono le problematiche sottostanti, ok? Quindi comorbidità, BPCO, anemia sideropenica, diabete, insufficienza renale, problematiche di ossa, se apnee. Quindi con questo si chiude questo argomento e andiamo al prossimo. Facciamo rapidamente la disfagia. La disfagia, che è un argomento che andrebbe visto anche dal manuale del Violi, soprattutto da quest'ultimo. Cioè, fondamentalmente bisogna capire se c'è difficoltà iniziale alla deglutizione, quindi è forse orofaringea, quindi fai la videofluoroscopia, rinolaringoscopia, per cercare un diverticolo di Zenker, neoplasia, alterazioni anatomiche del collo. Altrimenti cause neuromotorie, quindi imaging del sistema nervoso, esami di laboratorio, quindi data scan per un morbo di Parkinson. Quindi patologie cerebrovascolari, parkinsonismi, disautonomie, malattie neurodegenerative, e poi stanno le condizioni legate alle miopatie, quindi miastenia gravis, polimiositi, distrofie, sindrome paraneoplastiche. Tra le condizioni invece legate all'arresto del transito dopo la deglutizione abbiamo la disfagia esofagea con esofago gastroduodenoscopia, vedi cause infiammatorie, quindi merge, esofagiti, e poi tra le altre cause la Mallory Weiss, l'esofagite da caustici, da sclerodermia, da farmaci, l'esofagite infettive o esofilatidiche. Tra le cause ostruttive stanno le stenosi cicatriziali peptiche, le neoplasie, gli anelli esofagei, le compressioni estrinseche. Nel momento in cui non è diagnostica le GDS, fa l'esofago baritato e la manometria per vedere acalasie o spasmi esofagei diffusi. Non mi sento tanto bene, questa tonsilla mi fa venire da vomitare. La disfagia è una difficoltà nella deglutizione per la preparazione orale, la deglutizione in sé, il materiale che viene mosso lungo l'esofago. La presbifagia è un'alterazione della deglutizione nell'anziano, che comunque è normale. Disfagia orale, faringea, esofagea, disfagia alta, disfagia bassa, in funzione di tutte le fasi, ok, della deglutizione e della digestione alta. La presbifagia, diciamo, può essere legata a alterazioni della fase orale, quindi deterioramento edentulia, xerostomia, disgeusia per la sensibilità, ridotta forza muscolare, ipotonia per il movimento a pistone della lingua. Le alterazioni nella fase faringea sono la ridotta forza dei muscoli, sopraioidei, faringei, il ritardato innesco del riflesso faringeo della deglutizione, la ritardata apertura.
sono lo studente più fortunato di tutti. Sto soffrendo come un cane. Poi abbiamo le problematiche, quindi abbiamo detto orali, faringe, esofage sono fondamentalmente le condizioni polifasiche, la ridotta peristalsi esofagea, i disturbi del riflesso esofageo superiore, la disfunzione di quello inferiore. Poi stanno una serie di problematiche neurologiche, quindi stroke, Parkinson, Alzheimer, poi stanno miopatie, patologie infettive, infezioni, encefalopatie metaboliche. Stanno persino delle forme legate a una post-polio syndrome, quindi dopo la poliomielite, per una paralisi sopranucleare progressiva, una discinesia tardiva, oppure fattori reumatoidi, quindi polidermatomiositi, sclerosi sistemica, Sjögren. Poi stanno cause locali, quindi diverticoli, osteofiti cervicali, acalasie, poi radioterapia, interventi del collo, interventi della testa, neoplasie varie, abbiamo già detto altre cause, compromissioni severe respiratorie, sindrome paraneoplastiche, ipertiroidismo, ipotiroidismo e Cushing e amiloidosi. Poi stanno le cause farmacologiche. Fondamentalmente la disfagia la vediamo con una serie di segni e sintomi legati alla scialorrea, alla ruminazione, all'accumulo di cibo nelle guance, a una voce gorgogliante dopo ingestione di cibo o liquidi, con frequente schiarimento della voce, tosse e senso di soffocamento durante il pasto, rigurgito attraverso il naso, la bocca, la tracheostomia, voce rauca. Poi abbiamo il bolo isterico che rimane in gola, il tempo prolungato di masticazione, la riluttanza chiaramente al cibo, dolore al collo, dolore al torace, cibo bloccato allo sterno che è il bolo isterico, difficoltà del passaggio del cibo. L'odinofagia invece è una condizione legata al dolore associato alla deglutizione, di solito è reflusso, chemioterapia, infezioni, farmaci. Fans, per esempio. Quali possono essere fondamentalmente le complicanze sia di presbifagia che di disfagia? Le polmoniti di aspirazione, la disidratazione e la malnutrizione. I test di screening che vengono usati c'è lo Swellon test, il Gagging Swellon Screen test, il Three-Odds Water Swellon test. Poi stanno anche dei questionari. Si cerca con i test di identificare fondamentalmente il grado di disfagia verso quale alimento, con che consistenza. La diagnosi la fai con esofago, laringoscopia, RX, pasto baritato, TAC, risonanza magnete, fibrolaringoscopia per via nasale endoscopica. Questo l'ho detto già nel Violi. Poi ci sono una serie di studi dinamici, manometrie, scintigrafie, ultrasonografie, elettromiografie, videofluoroscopie. La videofluoroscopia, per esempio, è il gold standard, perché vedi il movimento del bario durante la deglutizione, è costoso comunque. Il trattamento è compensatorio sulla quantità e frequenza e il tipo di cibo che uno deve assumere. Il gusto, il colore, la consistenza, la temperatura sono tutti fattori che vanno modificati. Nel momento in cui il problema invece diventa grave, per evitare la malnutrizione, sondino nasogastrico, gastroduodenale, gastrostomici, il nasogastrico di 4-6 settimane, il PEG per esempio, è una gastrostomia endoscopica percutanea già per mesi. Le complicanze le abbiamo già dette, quindi chiuso anche questo argomento.
Io quello che sto passando per questo esame veramente. Il professore domani se ne sbatterà le palle. Vediamo adesso i sanguinamenti nel paziente anziano. Sanguinamenti alti, abbiamo l'ulcera peptica, l'esofagite, le gastropatie, le varici, meno importanti la Mallory Weiss, le neoplasie gastrointestinali. Poi abbiamo le gastropatie da farmaci, da FANS per esempio. Poi le varici esofagee, con la Child Turcot PAG Classification, quindi encefalopatia, ascite, bilirubina, bulimia, protrombina, MELD score. Dove vedi l'INR, la bilirubina e la clearance della creatinina. Sanguinamenti bassi sono per diverticoli, angiodisplasie, soprattutto in colon destro i diverticoli, emorroidi, neoplasie, mici, colite ischemiche infettive, poi proctiti, post-polipectomie. Nelle angiodisplasie abbiamo la malattia di von Willebrand, questa insieme alla sindrome di Jeynes si associa per un difetto di Adam TS13, anche alla stenosi aortica come valvulopatia associata. Fondamentalmente è un'angiodisplasia, una lesione proliferativa vascolare angiomatosa sottomucosa. Poi abbiamo la colite ischemica, questa diciamo richiede un problema legato a un'ipotensione, ipoperfusione, ischemia. Le condizioni favorenti le coliti ischemiche sono neoplasie, scompenso, volvolo, farmaci, stati trombofilici, ipertensione, diabete, dislipidemie. Nel tipo 1 abbiamo una forma da piccoli vasi mal identificata, la causa. Il tipo 2 invece è una problematica che è legata all'ipotensione sistemica, quindi reazione avversa antipertensiva, scompenso cardiaco. Clinicamente può essere più o meno importante fino a un dolore addominale, diarrea e urgenza nella defecazione, sanguinamento rettale, ematochezia e retroragia. Le colite infettive sono da clostridi, le mici le abbiamo presenti, i tumori del colon pure. Le emorroidi, diciamo, sono cause di sanguinamento basso, più frequente nell'anziano, con retroragia, proctoragia, ematochezia. Il discorso del sanguinamento oscuro invece è una condizione in cui tu non hai confermato l'eziologia, sai che c'è il sanguinamento. Nonostante i test standard, quindi EGDS, colonoscopia, esame radiografico con clisma tenue, può essere una forma manifesta, quindi melena, ma non si riesce a capire da dove viene, o peggio ancora, sanguinamento oscuro occulto, cioè non si capisce neanche bene la clinica. Ok? Nell'esame obiettivo è importante la valutazione emodinamica dello shock del paziente, quindi pallore, astenia, sudorazione, ipotensione, tachicardia, stato confusionale. Il triangolo della morte è molto importante, quindi l'ipotensione, l'alterazione di perfusione, l'aumento dei lattati che può portare con l'iperlattacidemia superiore a 2 milliequivalenti al litro al rischio di sepsi. Anche la frequenza cardiaca è molto importante. Quindi fondamentalmente bisogna fare dei test più specifici per questo tipo di sanguinamento. La terapia dei sanguinamenti alti fondamentalmente è specifica della problematica sottostante, idem per quelli bassi, quindi argomento puramente di chirurgia che non tratterò. Cause di sanguinamento occulto, puoi vederle con l'endoscopia, l'angiografia, l'angioscintigrafia, i test con videocapsula, l'esame laboratoristico se c'è un grado di anemizzazione, no? Se c'è o meno un'insufficienza renale nel paziente, se ci sono poi legate altre anomalie, quindi carenze nutrizionali, malattie infiammatorie croniche, problematiche idiopatiche, quindi veramente un po' di tutto. Per quello che diceva il Violi, noi abbiamo l'ematemesi e la melena,
dove uno va a vedere con l'esofago gastroduodenoscopia condizioni di ulcere peptiche, duodenali gastriche, varici, esofagie gastriche e gastropatia congestizia, neoplasie gastriche e esofagie duodenali, malori Weiss, emopilia, corpi estranei, esofagiti, gastriti, fistole aortoenteriche, sindrome di Boarave. Per i sanguinamenti superiori non identificabili fai la rettosigmoidoconoscopia. È che se non vedi nulla all'endoscopia fai l'angiotac, altrimenti valutazione con videocapsula dell'intestino tenue. Alla rettocolonoscopia possono uscire cause legate a neoplasia del colon, a diverticolosi oppure altre problematiche sottostanti come angiodisplasie. Ok? E quindi questo tipo di emorragia l'abbiamo fatto. Facciamo la rettorragia e l'ematochezia, 219. Un paziente instabile emodinamicamente fai subito la fluidoterapia e poi fai sondino nasogastrico, angiotac, per escludere condizioni neoplastiche, di perforazione, di angiodisplasia, di MAV, di coliti ischemiche e di diverticoliti. Se il paziente non è instabile emodinamicamente, è un addome trattabile, allora vedi se c'è febbre, diarrea, clinica suggestiva di infezione, esame colturale, altrimenti esplorazione rettale che può identificare patologie e neoplasie anorettali, emorroidi e ragadi. Se non è diagnostica anorettoscopia, che se non è diagnostica rettosigmoidoscolonscopia, che può identificare altre problematiche, mici, diverticoli, neoplasie, patologie vascolari, coliti ischemiche, MAV, angiodisplasie. Se non è diagnostica, fai la valutazione dell'intestino tenue con il clisma, con la videocapsula e valutazioni di cause infettive. Ah, esiste anche l'enterotac, l'enterorisonanza magnetica per il tenue. Dopo che abbiamo fatto questo, abbiamo altri argomenti da trattare che sono, li trattiamo nella prossima lezione perché non mi sento bene.